Aiuto! Ciao ragazzi di Gabby e benvenuti su Talking Pablo. Guardate i suoi occhi. Secondo me questo è il cugino cattivo di Talking Ben. Io non ho paura di niente, ma di lui. Di lui ho paura. Ebbene sì, siamo qui davanti e vi consiglio di rimanere fino alla fine perché scopriremo un mistero anche dell'app Talking Juan che non siamo riusciti a vedere la scorsa volta e anche un minigioco segreto. Assurdo ragazzi, ma prima di tutto dobbiamo andare una cosa per volta. Per scoprire il mistero dobbiamo controllare nella casa di Pablo. Dobbiamo intanto vedere. Oh 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 oh, guardate che Pablo, a differenza di Juan, è molto aware. Lo sai che gli voglio cancellare la faccia. Cancelliamogli la faccia. Togliamogli quegli occhi. È così che bisogna fare, è così. Posso anche attivare il microfono. Odio farlo. Sicuramente l'FBI mi ruberà le informazioni, ma devo farlo per voi. Clicchiamo on. Ciao Talking Bob Juan Pablo. Ciao Talking Bob Juan Pablo. Sono in perdere la mia voce. Non era mai successo prima. Ok ragazzi, ora laviamo. No, no, no. Devo rivederti in faccia. Guarda, cane bagnato. Non guardarmi così. Non guardarmi così, che cavolo. Ragazzi, ora laviamo. No, no, devo rivederti in faccia. Guarda, cane bagnato, cane sfigato. Okay. È un ventriloquo, ragazzi, è un ventriloquo. Riesce a parlare senza che io parli. Stai buono. Dobbiamo continuare a cercare segreti. Posso spegnere la luce? Eccolo, si disattiva. È un animatronico, io ve lo giuro. Secondo me è un animatronico. Vedete come si è disattivato? Zoom, zoom. Ah, perché guarda a sinistra? Cosa stai guardando? C'è qualcuno in casa? Ehi, ehi Pablo, hai per caso un mostro in casa? Giuro, secondo me è un animatronico. Vedete come si è disattivato? Zoom, zoom. Ah, perché guarda a sinistra? Cosa stai guardando? Ho disattivato il microfono, ma continua a parlare. Ehi. Questa cosa is not possible. Spegniti. Non si spegne più. Ragazzi, è buggato. Ah, ok, con le luci spente si può andare in giro. C'è anche un gioco. Anche lui ha Flappy Dog e Riverboat. Ma secondo me c'è un'app per crearli in serie questi. Voglio scendere. Si è buggato, non posso neanche muoverlo. Ok, ok, piano, 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 piano. Porca vacca, è difficilissimo. Non vogliono aiutarmi a trovare il mistero. Secondo me, io ve lo giuro, se tu riesci a vincere tutto questo gioco, alla fine trovi il premio. Ma non riesco a trovarlo perché l'hanno reso troppo difficile. Loro non vogliono che io trovi il premio. Chissà se tipo lo sviluppatore l'ha vinto lui. Perché è talmente difficile che a volte mi chiedo se lo sviluppatore riesca. Guarda, si va sempre più veloce. No, è una roba assurda. Ha detto che ci sono anche due segreti in questo gioco, ho letto mentre lo scaricavo. Devo trovarli. È rapido, è il cane. Andiamo indietro, abbiamo giocato abbastanza. Hai le occhiaie. Devi smetterla di avere le occhiaie. Ora proviamo l'altro gioco, vediamo se è pure copiato pure quello. È quello! Vi ricordate? Tutte le app maledette hanno questo gioco della barca. Non si sa il perché. Probabilmente sono tutti morti in una gita in barca. Hanno detto dai, andiamo su questa barca, è più solida del Titanic. E poi va a finire che ti schianti male. Rimanete sintonizzati. Non staccate in questo momento ragazzi, perché stiamo per arrivare al segreto. Rimanete con me. Vi giuro che adesso ve lo mostro il segreto. Intanto sto ancora provando un'ultima volta per vedere se trovo qualcosa qui. Credo che se arrivo tipo a 100 almeno. Allora, secondo me devo arrivare alla fine del percorso. Adesso provo a fare il record. Secondo me succederà qualcosa. Se arrivo ad un certo punto, tipo a 100. Ok? Sto arrivando a 50. Cosa è successo? Non ci credo. Ce l'ho fatta. Ma cos'è sto gioco? Io lo sapevo. Giorno 1. È tipo un Five Nights at Freddy's. E secondo me qui arriva Talking Juan. Devo guardarmi. Oh no, lo sapevo che... Io sapevo che nascondeva... Ma questa è casa della Granny. Aiuto, stiamo molto attenti. Potrebbe arrivare in ogni momento. Io ho davvero paura che arrivi. Posso chiudere le porte? Sì, ma usa più power. Cavolo. Oh. Oh! È Talking Juan! Non voglio sto jumpscare. No, è arrivata anche la Granny! Lo sapevo che era maledettissimo. È maledettissimo, Non faccio fatica a girare. Io sono chiuso. Sono qua fuori che mi guardano. Andatevene.
Ci sono altri mostri, ma arrivano tutti. Andatevene. Sono ancora qui. Ma non posso fare niente. Sono qui, non se ne vanno. Non si può vincere. Hanno rotto una delle telecamere. Devo ripararla. Guardalo, Tonkinch One. Guardalo che si teletrasporta. Mi hanno rotto la telecamera numero 3. Devo ripararla subitissimo. Oh, l'ho riparata. La Granny se n'è andata, sì. Perfetto. Perché non se ne va? Io mi beccherò un jumpscare, lo so che me lo beccherò. Dove è andata la Granny? Guarda che si è messo a letto, guarda come dorme. È peggio del gioco originale. Mi hanno rotto un'altra telecamera qui. Ragazzi, è stato un piacere. Guarda la Granny, si è messa a guardare la televisione. Ecco, rimani lì, vecchia ciofeca. Vi prego, vi prego. No, mi stanno pure ricrollando. Perché? Perché? Basta. Basta, basta, basta. Una delle... Oh, Granny al bastone. Ha preparato il bastone. Ha preparato il bastone. Oh, no, 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 no. Via, 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 via. Dove è andato quel maledetto? Bravo, guardati la TV. Mi hanno rotto un'altra telecamera, scemini. Ok. Sì! Sì! Ho vinto Tonkinch One Horror! Adesso andiamo nello shop e ora abbiamo la pozione. Possiamo o curarlo o ucciderlo. Compriamo delle pozioni. Vai. L'ho comprata? Compro anche una di cura. Bene. Anche del pollo e degli hot dog. Intanto diamogli da mangiare, che è l'unica cosa che gli manca. Ok, usciamo. Come gli faccio? Ah, ok, ce li ho qui. Guardalo! Ah! Ve l'ho detto che era un animatronico! C'ha i denti aguzzi, baby! Quasi, senza... Io ho paura che mi mangi il dito! Ho paura che mi mangi il... Ok, diamogli del pollo. E ora proviamo a dargli il veleno. Diamogli il veleno. Vediamo che succede. Oh, è diventato rosso, è muerto. So sad. È diventato la maledizione in persona. Non ci credo. Proviamo a fare un restart. Ora, se lo uccido di nuovo, succede qualcosa. Guarda com'è. Guarda com'è il denti. Lui il veleno lo beve come l'acqua, lo beve. Guarda, per la seconda volta. Cambia la musica. Ogni volta che lo uccidi, cambia la musica. Interessante. Oh, e lo schermo è diventato più rosso. Voglio riprovare ad ucciderlo. Intanto, se andiamo a giocare altri giochi... Cosa succede? Lui è rosso? No, qua non è rosso. E tu hai guadagnato un'ultima pozione della morte! Oh! Tre pozioni. Musica seddissima. Ha cambiato qualcosa? Vediamo se è cambiato... Non credo che sia cambiato niente. Ormai è andato. Proviamo a dargli invece la pozione di cura a questo punto. Con quale salto? Si è sprecato con l'animazione. E ora è tornato... Normale, sì. Anche se la sua casa... Non so, che di inquietante. Che di inquietante. Va bene. Ma i segreti non sono finiti qui. Dobbiamo tornare da Tonkinch One. Eccoci qua, tornati al nostro gattito preferito. Che devo subito boostarlo al massimo, dormir... Che se no non è felice. Olla. Ok. Allora, adesso dobbiamo andare nella tienda e comprare del veleno. Voi mi avete detto che comprando del veleno più volte dovrebbe succedere qualcosa. Solo che dobbiamo comprarlo due volte e dura veramente tanto. Quindi cosa devo fare io adesso? Devo prendere 100 monete al colpo guardando 8 ore di pubblicità. Quindi adesso io rimarrò qui, mi guarderò tutta questa bella pubblicità. Ragazzi, dopo 8 ore di pubblicità ci siamo. Ho comprato 2 pozioni della muerte. Quindi se gliene do una, vediamo. Ah, non vedeva lo... Ah, andiamo. Juan, maledetto, col collo speziato. Plac! È bellissimo quando esplode. So che è una cosa bacchera, vado a dire, ma è molto bello. Potevo far prima con quel coltello cinese, però è molto più bello vederlo esplodere con la pozione del matador. Allora, I am matato Juan. Il problema è che Juan... Devo uscire dall'app ora. Non si può fare più niente.
E ora è maledetto. Ma se continuiamo con la maledizione, cosa succede, caro Juan? Si spiazza ancora. Esplode. Muore. Ho ammattato Juan di nuovo. Vediamo cosa succede adesso se esco e rientro dall'app. Dovrebbe succedere qualcosa. Con due volte inizia la maledizione potente. Vediamo. Oh, guardate! Guardate! Ora è maledettissimo il gioco! Quell'albero pulsa, l'energia satanica di Tolkien Juan è qui, e se parlo... Tolkien Juan, parlami! Al super eco! Al super eco super saiyan! Ok, è bruttissimo, è bruttissimo! Cioè, non credo che succederà qualcosa se lui... possiamo al massimo guarirlo. E sappiamo tutti come va a finire se lo guarisco. Vediamo. Esorcizzato! 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 Mamma mia, è tornato... normale. Male va a finire, male! Cioè, bene, ma anche male. Ma è strano, cioè, tutto è maledetto. Ogni stanza ora è maledetta. Ora sì, che sei un vero somaro! Samaro! Guarda tutto il pavimento color sangue. E dove clicco? Ho notato che lui anche si gira. Vabbè, è roba tosta questa per i miei occhi. È roba tosta, devo dire. Comunque avete visto allora? Abbiamo maledetto di brutto questi giochi. Credo che abbiamo scoperto ogni singolo segreto. Fammi vedere se cambia qualcosa, se gioco a Flappy Juan. No, rimane sempre rosso. Sarebbe stato interessante se magari tipo i tubi erano rossi, ma non credo che cambi niente a questo punto. Abbiamo visto tutto. Bene ragazzi, abbiamo scoperto tutti i misteri di Tolkien Juan, di Tolkien Pablo. Lasciate un like. E ragazzi, uno di questi segreti che vi ho mostrato era falso. Sì, ho voluto farvi un piccolo scherzetto. Erano tutti veri tranne uno. Riuscite ad indovinare quale segreto era falso? Se sì, lasciate un like e scrivete il segreto e io vi lascerò anche cuoricino al commento. Ma io vi ringrazio per la visione di questo video e niente, appena usciranno nuovi misteri, noi ci intrufoleremo. Vi faccio fare l'outro da Tolkien Juan. Ebbene ragazzi, questo era tutto per questo video e noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao ragazzi! Era meglio di no.